Chiamate la polizia! Ma chi sono? Fermateli! Ma ce ne sei una macchina nuova qui, stanno crashando tutto! Dio mio, bastardi! Se avete distrutto una macchina da 20 milioni! Maledetti! Figlio di puttana! Lei mi deve risarcire! Vieni qua pure te allora, va! Ma perché fa questo? Che cosa c'entro io? C'entra! A lei gli dice proprio male stamattina, eh? Perché? Perché per quel fio di puttana che mi ha detto, io la dichiaro in arresto per oltraggio al pubblico ufficiale. E Giacomo La Rosa dovevate porre davanti alla commissione d'inchiesta. Fra una ventina di giorni a carico di Gerolamo Giarra, uno dei più pericolosi boss della mafia newyorkese. Sette lettere, no. Dice vive nel centro dell'Africa. Incomincia per essere fiere e finisce in O. Stru O. Che ci sono i stronzi in Africa? Sarà struzzo. Eh? Struzzo. Ah, hai ragione. Ma vedi, struzzo. Mazza, perfetto, sei bravo, eh? Sì, Nico, hai sentito quello che ho detto? Non ho sentito niente. Non ho sentito, ma te conosco. E l'ospo dove non ci arriva, ci pisce. Nico. Adozzi, non esiste, lasciami fare le parole incrociate. Ma non fa lo stronzo. No, struzzo, tu mi hai detto struzzo. Oh, strega, ma o sei duro d'intestino o sei duro d'orecchio. Ah, andiamo avanti. Accorsi che ignoti ladri mi avevano derubato di tutto, i mobili, i tappeti. Non ce vado. Io in queste cose non ci voglio entrare. Stai rovinando. È pieno di gente qua. E perché io? Sempre io devo da essere. Che vi state a guardare? Eh? Sapete che dovete fare? Fatemi una bella padellata dei cazzi vostri! Che ha fatto sto belli capelli? Eh? Che ha fatto? Allora, si è accorto che i ladri ha rubato tutto, anche il letto, e lei non ha sentito niente. Ma gliel'ho detto, ero nel bagno. Che è? Dove eri te? Nel bagno! Eh già, guarda una che si spogliava nuda in un appartamento di fronte, è vero? Sozzo! Quelle boia di nome, boia di fare. Oh, e sta con le mani a posto. A cavallo, ma che tocca il culo a mia sorella. E se sfogliano davanti all'angelo la posso attastare un pochetto io che sono amico. E che c'entra, quello è un lavoro. Comunque di 3 milioni sono 750.000 lire a testa. A Venanzio, ma non te sbagli? E beh, a casa mia 3 milioni di disoguati sono 750.000 lire. Allora cambia casa, perché a casa mia siamo 5, mia sorella non ci ha messo. Oh, ma noi ci abbiamo messo il rischio. E perché mia sorella non ci ha messo il culo? Stavamo a fa solo i conti della partita della Scopone. A Scopone col guardone. Ma chi è sto guardone? Ma niente, c'è quel colpo, ha inventato mi zia Augusto. Quanto ci avete fatto? Ma che ci abbiamo fatto? 200 piatti. Quanto ci avete fatto? 3 milioni. Vedo. Pool de Sant'Antonio con due San Pasquali. Poche de Madonna. Per farlo ancora davanti alla guardia, dopo devi risparmiare. Io il vaffanculo l'ho detto sul serio. Non ho capito. Mi fai cacciare dalla polizia, mi mandi in galera, poi voglio che faccia un'evasione, mi fai andare negli Stati Uniti per agganciare un padrino. Oh! Adozzi! Ma per chi mi ha preso? Per nemmo chi? Nico, per questa missione mi serviva un agente speciale. Tu sei stato due volte negli Stati Uniti. Hai un passato da malandrino. Se torni a essere Nico il pirata ci crederanno tutti, no? Adesso mi dovresti dare un cazzotto. Te devo dare un cazzotto? Ah, e mi devi dire qualche altra cosa? Sì, arriva a fanculo. E non è calda, gliela sbatto in faccia. Ma no! 4 anni. 4 anni che ho avuto la fortuna di trovare quella donna, una santa. Tu lo sai, adesso piglio uno stipenduccio, vero? Ci siamo fatti la macchina, ci siamo fatti la casa, la villetta. Tutto con le sue economie, i suoi risparmi, tutto da lei. Quanto lavora lei? In casa. Ah, in casa? Sì, tutto in casa. Senti un po', fai un passaggio con la mia carta. No, io mi faccio due passi a piedi, così faccio tardi. Arrivo che tu cugina dorme, non mi vede e dormo qui. Riposati che ti stai sciopando.
quando cazzo è andato? Fammi di questo. Stavolta la partita ho vinta io. Quanto sei buona, oh.